Lo scontro di alta classifica tra Tavernelle ed Ellera finisce 0-0, un risultato figlio di una partita con poche emozioni, anche e soprattutto a causa di una pioggia caduta quasi incessantemente nell'arco dei 90 minuti. Possiamo andare dunque con la sintesi, iniziando dal secondo minuto, quando una conclusione di Gibbs del Tavernelle trova Farinelli pronto alla presa. Ancora padroni di casa al 27esimo, calcio di punizione di Arcioni, la mira però è sbagliata. Ci prova anche Capitan Cottini alla mezz'ora con un sinistro a giro di prima intenzione, ma anche in questo caso la palla non inquadra lo specchio della porta. Il primo tempo è praticamente tutto qui, le riprese di Francesco Scapicchi ci portano al secondo tempo e l'Ellera all'11esimo ha la palla gol per passare in vantaggio. In contropiede Giacani parte dalla sua metà campo, quindi in posizione regolare, serve Nuti tutto solo a centro area, Scarabattola fa il miracolo, riprende Bescecco, tiro a botta sicura, ma Cottini si immola a pochi centimetri dalla linea di porta salvando un gol praticamente fatto. È la prima e forse unica vera occasione della partita, anche se al 26esimo il Tavernelle ha di che recriminare per questo fuorigioco fischiato a Cesarini, che era stato ben imbeccato da Antolini con un passaggio filtrante. Proteste dei padroni di casa, anche se il portiere dell'Ellera Farinelli aveva comunque respinto la conclusione del giovane classe 2000. Ripresa comunque più favorevole all'Ellera, ma non accade praticamente più nulla fino al triplice fischio del direttore di gara, se non al 36esimo l'allontanamento per proteste del tecnico del Tavernelle Alunni. Tavernelle che fallisce quindi l'operazione sorpasso ai danni dell'Ellera, la squadra giallo-verde potrà comunque riprovarci nel prossimo turno quando sarà ospite dell'Agello penultimo in classifica, ben più impegnativo invece l'impegno dell'Ellera tra le muramiche contro la capolista Casa del Diavolo. Con il vicepresidente del Tavernelle Mauro Ricci, 0-0 con l'Ellera al termine di una gara spigolosa, il Tavernelle dà continuità alla vittoria di Pianello anche se la zona playoff resta comunque per il momento fuori dalla vostra portata. Sì, ci abbiamo provato fino in fondo con un giusto atteggiamento, purtroppo il campo e le condizioni climatiche erano queste, quindi era sicuramente difficile fare una bella partita. Peccato perché con la vittoria avremmo superato l'Ellera, che secondo me attualmente è la squadra più tonica e più in forma del campionato. Zoran Luzzi, al termine di questa gara, un punto guadagnato secondo lei vista la caratura dell'avversario, anche le condizioni non proprio ottimali, o due punti persi visto il vostro buon secondo tempo e soprattutto la grande doppia occasione? Ma dopo il primo tempo ti avrei detto che era un punto guadagnato, dopo il secondo ti dico che sono due punti persi, perché credo che nel secondo tempo abbiamo avuto tre occasioni, perché sulla prima occasione c'è stata poi anche la respinta, quindi è una successiva occasione clamorosa e potevamo portare a casa una vittoria che oggi sarebbe stata molto importante, però c'è da dire anche che il Tavernelle è un'ottima squadra, è stata una bella partita, il campo era sicuramente difficile sviluppare il gioco, però credo che le due squadre si sono date grande battaglia, soprattutto nel secondo tempo noi abbiamo fatto secondo me un'ottima partita e credo che con un pizzico più di cattiveria avremmo portato a casa i tre punti.